Buonasera, buonasera da Onda Rigin. Primo piano subito la notizia del giorno: non ci fu istigazione al suicidio, è stata archiviata la morte dell'ex forestale Guido Conti, una tragedia che si verificò esattamente 5 anni fa, il 17 novembre 2017, e il giudice per le indagini preliminari e il Tribunale di Sulmona ha scritto la parola fine, ma sentiamo meglio nel nostro servizio. Un anno di indagini preliminari, 4 anni di accertamenti suppletivi, 3 richieste di archiviazione, 3 opposizioni. A scrivere la parola fine sul caso dell'ex forestale Guido Conti è stato nei mesi scorsi il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona. La notizia è trapelata solo in questi giorni, in occasione del 5º anniversario di morte. La tragica fine dell'ex generale risale al 17 novembre 2017. Il suo corpo senza vita fu rinvenuto sulla strada provinciale tra Sulmona e Pacentro. I familiari più volte avevano richiesto di aprire caso dal momento che il suicidio non sarebbe compatibile con il profilo psicologico e il carattere di Guido Conti. Le indagini si erano concentrate nell'ultimo periodo sul mozzicone di sigaretta rinvenuto su quella strada, sul cane della pistola semiautomatica rimasto alzato, particolare che desta sospetto, e sulla Porsche bianca che alcuni passanti avrebbero notato quel pomeriggio nei pressi del luogo della tragedia, un'auto di valore che non è molto diffusa in Italia e quindi facilmente rintracciabile assieme al proprietario. Approfondimenti sono stati svolti anche sui tabulati elettronici dell'utenza privata di Conti e in particolare sull'interlocutore con il quale il generale dei carabinieri avrebbe discusso tra le 11 e mezzogiorno del 13 novembre. I familiari, per il tramite dell'avvocato Alessandra Margiotta, avevano chiesto anche di approfondire alcune testimonianze citando nome e cognome dei possibili testi che avevano parlato con l'ex generale pochi giorni prima di quel colpo di pistola. Le indagini non hanno portato a accertare l'istigazione al suicidio né il motivo scatenante che indusse quella notte Guido Conti, nel silenzio di una strada chiusa, a premere il grilletto verso se stesso, una ferita destinata a rimanere aperta e a lasciare sgomenti, chissà per quanto tempo ancora. E ora la cocaina nello spaccio, in pieno centro a Sulmona. Sono stati denunciati 2 giovani del posto. Vanno avanti i controlli specifici per debellare un fenomeno che si sta allargando e sta assumendo, diciamolo, anche dei contorni preoccupanti. Sentiamo il nostro servizio. 2 denunce in stato di libertà, una perquisizione e sequestro di circa 3 grammi di cocaina pura. E questo è il bilancio dell'operazione antidroga svolta nel pomeriggio di ieri dagli operatori del commissariato PS di Sulmona. Nell'ambito delle attività di controllo del territorio, i poliziotti operanti hanno assistito allo scambio di sostanze stupefacenti in pieno centro storico, in una traversa della centralissima Piazza Garibaldi. Il passaggio della droga avveniva tra 2 giovani, un uomo di circa 30 anni e una donna, che sono stati identificati portati in commissariato per gli accertamenti di rito. La polizia ha proceduto a deferire entrambi alla Procura della Repubblica di Sulmona per l'ipotesi di reato di spaccio, vista la modalità della cessione della sostanza. L'attività ha portato a estendere le verifiche anche in un'abitazione di una terza persona, collocata sul territorio comunale, che non è risultata coinvolta con quel filone. I controlli delle forze dell'ordine proseguono senza sosta per tenere sotto controllo il fenomeno dello spaccio sul territorio, sempre più diffuso, soprattutto tra i giovani. Anche se le quantità questa volta sono state pressoché irrisorie, il tipo di sostanza che continua a girare spinge le forze di polizia a dare un segnale concreto con attività costanti e specifiche. D'altronde, solo nelle scorse settimane sono state rinvenute 5 dosi di cocaina in un bagno di un liceo, non più la droga dei grandi. Da Napoli a Sulmona spunta l'ipotesi del PM D'Angelo come procuratore capo in piazza Capograsso. Ovviamente un'ipotesi, un'indicazione che è al vaglio del plenum del CSM, ma sentiamo meglio nel nostro servizio. Dalla procura di Napoli a quella di Sulmona, nel terzo piano di Piazza Capograssi, come procuratore capo della Repubblica del Tribunale di Sulmona, potrebbe arrivare il PM Luciano D'Angelo, tra i più esperti dell'ufficio partenopeo, rientrato nella sua sede originaria dopo una lunga fase di lavoro alla Corte Costituzionale. L'indicazione è arrivata dalla commissione incarichi del CSM, definite anche le indicazioni per la procura di Nola e quella di Santa Maria Capua Vetere. Ora, tra l'indicazione formulata dalla Commissione, presieduta da Antonio D'Amato, e la nomina effettiva e ufficiale, c'è di mezzo il voto decisivo e definitivo del plenum del CSM, che potrebbe arrivare tra un paio di settimane o comunque prima di Natale. Lo scranno più alto della Procura sulmonese è rimasto vacante nel settembre 2021, dopo la nomina di Giuseppe Belelli, già procuratore capo, alla guida della Procura del capoluogo adriatico. In città sono rimasti 2 sostituti, Stefano Iafolla, procuratore in pelle,
Pettore ed Edoardo Mariotti. Se l'indicazione sarà tradotta in nomina, se ne saprà di più nelle prossime settimane. La sanità a freddo in corsia, monta la protesta nell'ospedale da brividi. È proprio il caso di dirlo, stiamo parlando dell'ospedale di Castel di Sangro. Le temperature, ma anche la situazione, sta diventando insostenibile. Sentiamo il perché nel nostro servizio. Infermieri e operatori sanitari costretti a indossare le felpe pesanti durante turni di servizio, mentre degenti richiedono coperte aggiuntive ai propri parenti per via dei brividi e delle sensazioni di freddo. Il caro energia mette a dura prova l'ospedale di Castel di Sangro, almeno nelle ore serali, quando le temperature percepite non sarebbero sostenibili in alcuni reparti, nell'infermeria, nella sala TV. Una situazione insostenibile, stando alle rimostranze degli addetti ai lavori, nonostante le ampie rassicurazioni dei tecnici e le rilevazioni effettuate che non hanno prodotto anomalie. La temperatura standard dovrebbe collocarsi intorno ai 22 gradi, un livello impostato per l'intera giornata, più basso dei dati registrati in passato per via del contenimento delle spese e dei consumi nell'epoca del caro. Tuttavia, secondo gli operatori, il sistema di rilevazione non funziona, probabilmente a causa di un problema tecnico, vista la temperatura percepita che costringe sanitari e pazienti a coprirsi. Insomma, qualcosa non va, se in ospedale, piuttosto che curarsi, ci si ammala, con il rischio di bronchite e raffreddamenti dietro l'angolo. Lo scenario del post-emergenza con la curva epidemiologica senza particolari oscillazioni, sono 50 nuovi casi finiti nel doppio referto, Sulmona ancora in doppia cifra. Facciamo il punto nel nostro servizio. Curva sostanzialmente stabile sul territorio Peligno-Sangrino, che ha fatto registrare 50 contagi nelle ultime 48 ore. Nello specifico, nella giornata di ieri sono emerse 38 positività, di cui 9 reinfezioni. Nel referto odierno sono confluiti altri 9 contagi, di cui 2 ripositivizzazioni. Nel bollettino 2 in 1, ad onor del vero, sono state annotate anche 3 reinfezioni riferite alla giornata dello scorso 19 novembre. La scorsa settimana erano state annotate 48 positività nel doppio referto, per cui la curva epidemiologica non fa registrare particolari oscillazioni. Tra i centri più colpiti, Sulmona, che fa registrare 14 casi, Prato La Peligna ne mette a referto 8. Le ultime infezioni presentano forme blande e gestibili, per cui il post-emergenza si conferma endemico, con un occhio di riguardo per le strutture sensibili del territorio. Complessivamente sono 541 gli attuali positivi sul territorio, a fronte di 16 degenti, di cui uno in terapia intensiva. Infine, nuove regole arrivano per la gestione del Covid in ospedale. I pazienti che risultano positivi durante la presa in carico in pronto soccorso nel corso della degenza saranno smistati nelle aree grigie e non più ricoverati. Il posto letto andrà a coloro che necessitano della degenza ospedaliera solo e soltanto per le conseguenze del virus. Gli operatori sanitari si dovranno sottoporre al test solo in caso di contatto stretto dal secondo al quinto giorno dall'ultima esposizione o in caso di comparsa della sintomatologia. Termina qui la prima parte di Onda Rigi, torniamo tra poco con le nostre notizie. Rinnova i tuoi ambienti, risparmia con qualità. Arredamenti Iacobucci effettua una grandiosa svendita per rinnovo locali con sconti incredibili del 30, 50 e 60%. Cucine, sale, salotti, divani, camere, arredo bagno e tanto altro a prezzi di realizzo. Risparmia con qualità, approfitta degli sconti del 30%, 50%, 60%. Arredamenti Iacobucci ti aspetta in via Lamaccio 17 a Sulmona. Telefono 0864 53 088. Uffa, il frigo è vuoto. E ogni occasione è buona per passare da Pizzeria San Francisco. Pizze intere o al trancio, focaccine ripiene, stuzzicherie e la pizza T quadra da 33 centimetri. Buffet compleanni e servizio da asporto. Anche a domicilio. Pizzeria San Francisco, in Viale Mazzini 55, Sulmona. Telefono 371 39 13 307. Ogni occasione è buona, come la pizza. Thank you.
Alle Terme in Popoli? Grazie ai naturali benefici dell'acqua solfurea De Contra, potrai prevenire e curare i disturbi della respirazione, dell'orecchio medio, osteoarticolari, della pelle, della circolazione e gastrointestinali. Tutti i cicli di cure termali sono convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre, alle Terme potrai trovare un centro specializzato in diagnostica, riabilitazione in acqua, motoria, vascolare, respiratoria e tubarica. Per info e dettagli chiama lo 085 98 77 81. Terme in Popoli, il centro termale riabilitativo d'Abruzzo. Il bello del mio e del vostro armadio. Presso Fashion Joe puoi trovare l'outfit adatto a te, che sia elegante o casual, e che potrai arricchire con tantissimi accessori, scarpe e non solo. E per la passione della moda vintage che non passa mai di moda, Fashion Joe è a Sulmona, in via Circonvallazione Occidentale 163. Dal 1967 la ditta Fallucca è specializzata nella lavorazione della carpenteria metallica fine, taglio, foratura, saldatura e trattamenti di zincatura anche a caldo. Ogni particolare, una volta finito, viene sottoposto al controllo qualità. Disponiamo anche di un negozio di ferramenta completo di tutti i prodotti necessari a chi opera nella carpenteria metallica, nell'edilizia e officine meccaniche. Vasto assortimento di articoli delle migliori marche: Capriol, Beta, DeWalt, Montolit, Raimoni, Faraone, Rosi, Betoniere Imer, Ponteggi, Carpedil e Messer Sì. Fallucca, Viale dell'Industria Sulmona, telefono 0864 25 13 48 25 10 35. Fidati dell'esperienza. Il centro stampe RD Web, con una nuova iniziativa di sensibilizzazione, vi propone stampe su carta riciclata certificata, quindi senza abbattere nuovi alberi. Potrete avere, nel pieno rispetto della natura, biglietti da visita, volantini, brochure e tanto altro. Da 15 anni siamo sul territorio per dare vita alle vostre campagne pubblicitarie e da oggi siamo ancora più green. Vi aspettiamo a Sulmona in piazza Venezuela 15. Noi non lo abbattiamo. Domenica 27 novembre alle ore 17, appuntamento con l'Ateneo Internazionale della Lirica. Al Teatro Maria Caniglia andrà in scena Il Trovatore. Prevendita presso la sede dell'associazione in Vico dei Sardi 9 e su Ciao Tickets. Seconda parte di Onda dei Giri, partiamo dalla pagina del commercio, dell'economia. 10.000 sulmonesi abbracciano la frontiera del commercio online, ecco perché a Sconfidi e Sconservizi lancia la piattaforma Sulmona Shopping. Sentiamo di cosa si tratta nel nostro servizio. In Italia nell'ultimo anno il commercio online è cresciuto del 21,6%, un fenomeno che la pandemia da Covid-19 ha contribuito a velocizzare. A Sulmona il bacino di utenza per gli acquisti online è di circa 10.000 persone. In questa situazione le grandi multinazionali dell'internet shop stanno crescendo a dismisura, mettendo in ginocchio il commercio locale. Purtroppo un fenomeno che si verifica a larga scala, ma bisogna salvare entrambe le categorie. Per sostenere appunto la categoria Sconfidi e Sconservizi ha deciso di lanciare il progetto Sulmona Shopping, una piattaforma online su cui ogni commerciante potrà pubblicizzare e vendere sul territorio cittadino i propri prodotti. Una sorta di filiera a chilometro zero, sfruttando però le potenzialità della rete. Il progetto sarà presentato giovedì 24 novembre alle ore 16 presso la sede di Asconfidi in via Cavallaro 2 a Sulmona. Nell'epoca del caro, dei rincari, da capogiro, lo scacco alla crisi deve necessariamente abbracciare la frontiera digitale. Isolamento sociale, disturbi mentali, si comincia a sentire l'effetto della pandemia sui minori, arriva un patto istituzionale contro gli abusi. Sentiamo tutto.
Un incremento evidente e vertiginoso delle dipendenze dall'uso del telefono, un isolamento sociale che assume contorni seri e preoccupanti, la crescita di disturbi mentali tra adolescenti, gli effetti della pandemia e dei vari lockdown, più o meno restrittivi, che si sono avvicendati negli ultimi 3 anni, cominciano a farsi sentire sui minori e sulle figure professionali e istituzionali, chiamate a fronteggiare le varie problematiche con strumenti specifici e precisi. Se ne è parlato l'altro giorno nel convegno svolto sia all'auditorium del Centro Pastorale Diocesano, dedicato proprio al contrasto dell'abuso sui minori e alla loro tutela. L'esigenza di fare rete sull'argomento tra istituzioni sanitarie e forze dell'ordine è diventata un'urgenza, tant'è che è stato definito il cronoprogramma per addivenire a protocollo d'intesa tra gli addetti ai lavori. Il patto sarà formalmente siglato a febbraio al termine di una raccolta di criticità e osservazioni. La regia è della diocesi di Sulmona-Valva, che recentemente ha attivato uno sportello dedicato proprio ai minori, come ricordato il vescovo Michele Fusco, intervenuto nel convegno unitamente a Don Gianluca Marchetti, dottore di diritto canonico, la dottoressa Tatiana D'Ambrogio della neuropsichiatria infantile presso il servizio territoriale di Sulmona, la dottoressa Arianna Sirolli, psicologa psicoterapeuta dello stesso servizio, presenti anche il capitano della compagnia dei carabinieri di Sulmona, Toni Di Giosia, e il vicequestore aggiunto Stefano Bortone, nonché dirigente del locale commissariato, entrambi in prima linea per gestire le richieste di aiuto. Un osservatorio importante si è confermato l'ospedale di Sulmona, chiamato non solo a diagnosticare ma anche a gestire e segnalare, specie nei casi più delicati. Ripartire dall'ascolto è fondamentale, ma non si può più agire divisi o da soli, da qui la necessità di una rete istituzionale, di un approccio specifico per la tutela dei minori. Da questo incontro è nato ancora più forte, si è alzata la voce per dire che dobbiamo collaborare sempre di più con istituzioni religiose, civili, pubbliche e private, proprio per metterci al servizio delle persone più fragili. Abbiamo cercato di rendere, diciamo, operativo quello che già sul territorio si fa, quindi nelle istituzioni e nei servizi territoriali per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Attraverso il servizio diocesano abbiamo promosso questa iniziativa di, come diceva il dottor Calore, di mettere a sistema qualcosa che già esiste ma che è un po' farraginoso. Quindi questa proposta speriamo che procederà negli iter successivi per far sì che diventi veramente una buona prassi operativa per la tutela dei minori, quindi assolutamente con la collaborazione di tutte le istituzioni presenti. Oggi insomma tutti hanno dato la disponibilità a portare avanti questo progetto e cercheremo di fare il nostro possibile per questo territorio. Intanto Intro d'Acqua ricorda Ilaria, un busto sarà posizionato in ricordo, in onore di tutte le donne vittime di violenza, un'iniziativa ovviamente che sarà posta in essere proprio in concomitanza della giornata del 25 novembre. Un busto in ricordo delle donne vittime di violenza. Intro d'Acqua scende in campo per la giornata del 25 novembre e lascia un segno concreto e tangibile in paese per proseguire la lotta alla violenza di genere. Dopo la panchina rossa, il prossimo venerdì alle ore 16:30 sarà presentato e inaugurato il busto in legno in ricordo delle donne che hanno subito violenza, realizzato da uno dei volontari del servizio civile che si sono concentrati sul progetto. L'inaugurazione, che avverrà alla presenza del sindaco Cristian Colasante e dell'assessore Carla Di Benedetto, sarà accompagnata da intervalli musicali e da ricordo di Ilaria Maiorano. La 41enne uccisa dal marito ad Osimo, originaria di Intro d'Acqua, una ferita aperta che si può curare solo con il contrasto alla violenza, cercando di modificare paradigmi e approcci culturali. Torniamo a Sulmona. 3 percettori di reddito di cittadinanza da questa mattina sono a servizio della biblioteca Capograssi, quindi è stato attivato un altro PUC, il progetto utile alla collettività. Sentiamo nel nostro servizio. Da questa mattina 3 percettori di reddito di cittadinanza sono impegnati nella Biblioteca Capograssi dell'Agenzia di Promozione Culturale di Sulmona, un altro servizio pubblico presente in città. Ufficio regionale può avvalersi del sostegno operativo dei percettori dell'RDC con l'attivazione di un progetto utile alla collettività, il cosiddetto PUC. Incontrando il capufficio dell'agenzia, Alessandra Lucantonio, i dipendenti della biblioteca e nuovi collaboratori, ho ricordato come questo servizio sia da decenni segno di identità
culturale della città di Sulmona e del suo comprensorio, come attesta anche la costante e consistente utenza, soprattutto di giovani, che in questo servizio ha sempre un punto di riferimento essenziale per la consultazione e prestito di testi. Rinnovando la vicinanza dell'amministrazione comunale alla biblioteca, ho di nuovo auspicato che la regione sblocchi la questione legata alla messa in sicurezza di Palazzo Portoghesi, si rede la PC, che solo temporaneamente sarà collocata nell'edificio della sede IMSS, afferma il sindaco Gianfranco Di Piero. L'inserimento di 3 giovani percettori del reddito di cittadinanza attesta l'importanza di questo strumento, sia per quanto riguarda l'integrazione, sia per il prezioso supporto che già offre alle attività comunali a costo zero in alcuni servizi, tra i quali quelli riguardanti il polo museale civico di Palazzo dell'Annunziata, la guardiania del Palazzo Municipale, la custodia del parco fluviale da Olio. Purtroppo persistono ancora criticità tecniche nell'interfaccia tra Regione e CPI che rallentano notevolmente l'implemento di tali progetti, che auspico vengano risolti nell'interesse della comunità, conclude l'assessore comunale Attilio D'Andrea. E intanto la politica, con il centro-sinistra che riparte dai suoi valori al grido di "che fare", si chiama così il nuovo movimento, pronto a battere le destre, ma soprattutto a recuperare l'etica della politica. Rimettere insieme non solo i cocci di un'area politica che appare disgregata e senza una direzione, ma ricostruire l'identità e l'anima del fare politica per tornare a responsabilità di governo e presentare una forte alternativa al centro-destra. Con questo spirito il centro-sinistra provinciale si è radunato l'altra sera all'Hotel Meeting Santa Croce al grido di "che fare". Un'esortazione che ha richiamato le figure storiche che si sono sempre riconosciute nei metodi del centro-sinistra, senza trasfusioni politiche che minano la componente etica del politico e della persona. Che fare è un'iniziativa messa in piedi dal centro-sinistra di tutti i 3 territori, dalla Marsica, la Valle Peligna e l'Aquila, e racchiude persone di centro-sinistra che hanno una storia personale abbastanza legata all'esperienza politica, e che si tratti di amministratori, ex amministratori o anche semplici dirigenti o persone sempre impegnate, che oggi ravvisano la necessità di trovare un luogo per riprendere una voce che sembra il centro-sinistra tradizionale, che fa riferimento ai partiti, ha perso, e che quanto più necessaria oggi, perché c'è la destra in governo, quindi una destra nazionale, una destra regionale, ma anche una destra provinciale e una destra nella stessa città, capoluogo. Quando tutto sembra concentrato a discutere sulle colpe di una sconfitta da attribuire ad altri, noi invece pensiamo ad andare avanti, pensiamo a come costituire e costruire un punto di riferimento per tutte quelle persone che non vogliono venir meno a quello che sentono, cioè alla loro passione per l'impegno politico, e che contemporaneamente vogliono fare la politica con coloro con i quali si riconoscono, e quindi la costruzione di un percorso che vada avanti comunque e che trovi poi il tempo per organizzare la sua forma, ma che sicuramente va a contrastare le destre e va anche a contrastare un modo del centro-sinistra, di un certo centro-sinistra di fare politica, che sembra non trovi più la strada. È una voglia di stare insieme, è una voglia di non rinunciare alla propria identità e di non smettere di credere che si possa costruire un mondo migliore, che non è certo quello che le destre ci stanno proponendo. Non solo un mero amarcord, ma un punto di ripartenza per andare avanti più uniti di prima, con un progetto comune e con alleati che hanno nel sangue i valori del centro-sinistra. Che fare? Il movimento è nastri di partenza per fare innanzitutto politica con la maiuscola e costruire, con il tempo e nel tempo, una valida alternativa alla destra nazionale e regionale. Ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. Thank you.
Forestali e anziani mettono a dimora alberi nella scuola di Raiano, un segno concreto che arriva proprio nella giornata nazionale degli alberi. Alla presenza del sindaco di Raiano Marco Moca, alunni, personale scolastico, carabinieri forestali e cittadini, sono state messe a dimora 5 specie di alberi, sia all'interno del cortile dell'Istituto Postiglione che sull'adiacente viale, al fine di rinvigorire e rendere più bello il territorio, soprattutto per ricordare ai più giovani, in questo caso alle future generazioni e agli studenti, che il culto e il rispetto per l'albero contribuiscono ad affermare il progresso civile, economico, sociale di una popolazione. Alla cerimonia erano presenti il dottor Silveri, don Daniele e i carabinieri forestali. Prima di chiudere vi ricordo, anzi vi invito a visitare il nostro sito internet www.ondatv.tv per restare aggiornati su tutte le notizie. Davvero tutto per questa edizione, grazie per aver scelto Onda Digi, che come di consueto torna domani. A tutti una buona serata.